La mia anima missina è ancora viva. Adriana Poli Bortone, candidata per Forza Italia alla presidenza della Regione Puglia, rassicura gli elettori e spiega come cambierà la Puglia governata per 10 anni da Nichi Vendola. Abbiamo avuto ben 10 anni di sinistra estrema, potremmo dire, nella nostra Puglia, che non hanno certamente portato nessun tipo di vantaggio. Al di là di una immagine molto generica e molto fumosa della nostra Puglia, lo vediamo anche con Expo 2015, che cosa è accaduto col padiglione Puglia, al di là di un'immagine del parlare della Puglia, perché Vendola bisogna riconoscere che comunque ha fatto parlare della Puglia. E i latini dicevano purché si parli, io dico purché si parli bene. E siccome non sempre si è parlato bene della Puglia, credo che si debba veramente intervenire in maniera drastica rispetto ad alcune emergenze fortissime che ci sono nella nostra regione. Si spendano i fondi europei, si migliori veramente la sanità e si crei occupazione, esorta la senatrice nell'intervista che sarà trasmessa integralmente nella rubrica Puglia 15 nei prossimi giorni. Dire che la Puglia è bella e poi leggere su tutti quanti i giornali che la Puglia è maglia nera per l'occupazione ti fa sentire veramente male, perché significa che la sinistra, che dice tanto di volersi assumere impegni ed oneri di carattere morale oltre che politico nei riguardi delle persone bisognose, delle famiglie, dei giovani, degli anziani, degli ammalati, e in effetti ha fallito completamente. Basti pensare per esempio non soltanto alla chiusura di tanti ospedali che ci sono stati, ma vediamo nella nostra città c'è un monumento veramente all'incuria, al degrado, che è l'ex ospedale Galateo. Io provai da sindaco a chiedere quella struttura per fare degli interventi di carattere sociosanitario, che mi sembra che sia un settore ancora fondamentalmente molto, molto scoperto. L'ex europarlamentare critica l'Unione Europea non solo sull'immigrazione, ma anche riguardo alle politiche agricole che hanno penalizzato la Puglia. Comincerei a riguardarlo bene tutto quanto il piano regionale di sviluppo agricolo, per vedere se veramente riesce finalmente a venire incontro, per esempio, al tema del ricambio generazionale, che è un tema molto importante. C'è stato tutto quanto un periodo in cui, in termini anche culturali, si scoraggiavano i giovani ad affrontare il lavoro agricolo, perché veniva considerato quasi un lavoro minore. Oggi si vede che l'agricoltura, se ben coniugata anche con l'ambiente e, perché no, col turismo, è un settore produttivo molto importante. E naturalmente, se fossi stato io presidente della giunta regionale, il tema della xylella l'avrei affrontato a suo tempo. Devo dire con una certa malizia, ma mi va di dirlo, che forse asseconda anche gli intendimenti dell'Europa, perché quando in Europa si va a discutere di materie grasse, l'Europa tende molto di più a tutelare tutte le materie grasse diverse dall'olio, non considerando l'olio un vero e proprio alimento che appartiene alla dieta mediterranea. E allora può venire il dubbio che questa diffusione della xylella e questa eradicazione degli alberi in maniera così, così forte possa anche nascondere un intendimento dell'Unione Europea di danneggiare la nostra agricoltura dopo averci sottratto le colture tipiche del nostro territorio come il tabacco, dopo aver invitato gli agricoltori a svellere la vite dando del denaro, dopo aver dato del denaro per il set aside, cioè per non fare coltivare i nostri campi, adesso aggrediamo anche l'olivicoltura, il che significa veramente dissuadere chiunque ad investire nell'agricoltura stessa. Bando alle polemiche che hanno contraddistinto recentemente il centrodestra, agguerrita come sempre Adriana Poli Bortone rassicura sulla sua anima sociale. Molti si attendono da lei una continuità con quella origine missina che ovviamente è rimasta anche in lei. E se la possono attendere, perché la mia anima sociale non è assolutamente messa da parte.